di Elisabetta Niballi, giornalista e responsabile dell'ufficio stampa del sindaco di Guidonia Montecelio. La vettura era parcheggiata in pieno centro, a due passi dal Palazzo Comunale. Alla Niballi voglio esprimere la mia personale solidarietà e la vicinanza del gruppo del PD alla Camera, oltre che dei nostri dirigenti e amministratori del territorio. Non è la prima volta, purtroppo, che ci troviamo qui e in altre sedi a denunciare lo stato di preoccupazione nostra e dei cittadini di tutta la provincia di Roma per eventi di intimidazioni e per la presenza forte e radicata a Guidonia Montecelio e in tutta la provincia di criminalità organizzata e comune. È venuto il tempo che sottovalutazioni sulla situazione dell'illegalità, sulla sua forza, sulla sua pericolosità, sulla sua ramificazione in quelle zone, lasciano il posto ad una nuova consapevolezza di una battaglia dura che dobbiamo combattere come istituzioni e come cittadini. Grazie. Grazie, onorevole Ferro. È iscritto a parlare il deputato Crippa. Grazie Presidente. Intervengo per sollecitare un'interrogazione, la 406283, depositata solamente il 6 ottobre 2014. È riferita al prolungamento dell'imbocco sud della galleria di Paglino tra il territorio del Verbania Cuse Ossola e la Svizzera sulla strada statale 33. Credo che ormai siamo arrivati alla follia nei continui rimbalzi telefonici tra l'ANAS e il Ministero delle Infrastrutture. Oggi siamo al momento in cui le ultime notizie telefoniche sono quelle che dobbiamo attendere perché c'è stato il cambio di ministro e quindi è come se le verità dei fatti dipendano dal fatto che venga, a riferire nel merito Lupi piuttosto che Delrio. Visto che noi stiamo chiedendo lumi su quell'appalto dato a una società con un capitale sociale irrisorio, noi stavamo chiedendo lumi sul fatto che quella oggi rappresenta un'opera incompiuta per la quale i lavori sono fermi da troppo tempo e viste le ombre che continuano a permanere su ANAS, io credo che una risposta sia doverosa in tempi rapidissimi, perché altrimenti dai sospetti credo che man mano andiamo verso le certezze. Grazie. Grazie, onorevole Crippa. Onorevole De Lorenzis. Grazie Presidente, io vorrei l'attenzione dell'Aula su un fatto che è successo ieri. Un pezzo di intonaco si è staccato da un'aula in una scuola di Ostuni. Nessun ferito, ma ovviamente quattro aule non potranno essere usate per i prossimi giorni. Come noto, nello stesso comune, qualche giorno prima, un'altra scuola aveva visto il cedimento dell'intonaco che ha provocato questa volta però il ferimento di due bambini e un insegnante e la Procura per questo sta indagando. Però la responsabilità politica è chiara. Io voglio ricordare qualche dato. Il 53% delle scuole ha il certificato di agibilità, questo vuol dire che quasi la metà non ce l'ha. Il 44% delle scuole è stato costruito tra il 61 e l'80 e quindi non sono a norma secondo la legge antisismica che è stata varata nel 74. Un terzo delle scuole è ad alto livello di